Ciao a tutti e a tutte, ebbene sì, è finalmente arrivato il momento di fare l'unboxing ad Elfi. Non so se lo sapete, probabilmente sì, ma io ve lo dico lo stesso. Fino al 31 ottobre la casa editrice ad Elfi fa degli sconti del 25%, ma non su tutti i loro libri, solo su alcune collane, ovvero La Biblioteca ad Elfi, Piccola Biblioteca e Fabula i Casi. Non so se mi seguite su Instagram, in ogni caso vi ricordo che qui sotto trovate tutti i miei social. Lì avevo dato, dopo tipo dal 3 di ottobre fino a qualche giorno fa, ogni giorno avevo dato dei consigli ad Elfi. E se mi seguite lo sapete, se non mi seguite ormai pazienza, ve li siete persi. Quindi non so perché ve l'ho detto, ma ok. Quindi oggi vi mostro cosa ho acquistato io con questi sconti. Allora, easy peasy. Allora, vediamo. Tanto mettiamo qua sopra. Allora, il primo libro estratto è... è minuscolo! Ora capisco perché ho speso così poco comprando 5 libri ad Elfi. Saranno tutti così, cioè... Ok. Allora, Gratitudine di Oliver Sacks, della Piccola Biblioteca. Prezzo di copertina 9 euro. È minuscolo, cioè la mia mano è più grande e ha pochissime pagine, 50 pagine, ma io sono troppo felice. Io sono un'appassionata di Oliver Sacks, anche se, lo ammetto, ho letto solo L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, forse comunque uno dei suoi romanzi più conosciuti, però da lì è partito l'amore, mi sono informata su tutte le sue opere e voglio recuperare tutte le sue opere. E mi piacerebbe andare con ordine, però non lo so, perché la voglia di leggere il romanzo che... forse ne ho acquistato altri. La voglia di leggere appunto Gratitudine e magari altri libri che nel frattempo acquisto è tanta, quindi non so se andrò con ordine, sono sincera, non lo so. Qui dentro ci sono quattro scritti, quattro lettere di congedo che Sacks ha scritto per i suoi lettori, da prima parlando delle sue emozioni, delle sue sensazioni alla soglia degli 80 anni e poi rendendoli anche partecipi del fatto che è affetto da un male incurabile. Quindi per questo mi piacerebbe andare con ordine, leggere magari prima altre sue opere che parlano di altri disturbi e poi leggere le sue vicende personali, però sinceramente non lo so se resisto. Vediamo il secondo libro. È più grosso. Ok, Il grande male dei sargassi di Jean Rhys. Vediamo. Ah beh, vabbè, sempre piccoli. Li ho acquistati tutti dalla Piccola Biblioteca, magari, perché forse sono quelli che costano meno, può essere. Prezzo di copertina 12 euro. Il grande male dei sargassi è stato pubblicato nel 66 ed è l'opera più matura di Rhys. Allora, siamo nel 1830 in Giamaica e da una parte abbiamo le pratiche dei voodoo e le storie degli zombie conosciute attraverso la servitù di colore e dall'altra abbiamo i bianchi, quindi le loro vendette e i loro inganni. Questo è comunque il mondo come appare agli occhi della piccola Antoinette e non vi dico altro perché secondo me nella trama che troviamo dietro, non lo so, secondo me dice troppo, quindi io non vi dico altro e penso che noi seguiremo comunque Antoinette nel corso della sua crescita. Poi, questo è grossissimo. Oh mio Dio, sei bellissimo. Sempre Piccola Biblioteca, Ombre giapponesi di Lafcadio Hearn. Prezzo di copertina 15 euro e ragazzi, la meraviglia di questa copertina... Cioè, è book porn allo stato puro, è fantastica, è bellissima. Ma ovviamente non ho preso questo libro solo per la copertina. Questa è proprio un'uscita abbastanza recente di ad Elfi e la prima cosa che mi ha colpito, sono sincera, è stata proprio la copertina. Quindi ho visto il libro e ho detto, oh, bellissimo, deve essere mio.
E poi mi sono informata sulla trama. Perché comunque il Giappone è un paese che mi affascina, un paese che mi piacerebbe visitare, è un paese di cui vorrei conoscere molto, soprattutto della sua cultura, per cui ho pensato che ombre giapponesi potesse aiutarmi da questo punto di vista. Qui dentro sono raccolti diversi testi narrativi di Harn che erano sparsi in vari fascicoletti, in vari volumi. Sono dei racconti per lo più a sfondo fantastico, quindi troviamo vendette di fantasmi che si manifestano come insetti, ragni, rane, salici, peonie, racconti di mogli abbandonate, riconciliazioni tra due mondi separati dalla sottile membrana di un fusuma. E adesso vi dico che cos'è il fusuma perché mi sono già preparata. Sono dei pannelli verticali e rettangolari che scorrendo vanno a ridefinire la struttura della stanza. Oppure ancora all'interno delle case tradizionali giapponesi possono fungere anche da porte. Quindi sono molto molto incuriosita da questo libro, non vedo l'ora di leggerlo. Adoro. Poi vediamo penultimo libro, insomma via di mezzo come grandezza. Ok, Siddhartha di Hermann Hesse, sempre piccola biblioteca, sì, a sto punto li ho presi tutti dalla piccola biblioteca, per quello ho risparmiato. Prezzo di copertina 12 euro. Chi è Siddhartha? Siddhartha è uno che cerca di vivere appieno la sua vita in tutte le sue sfaccettature. È sicuramente il romanzo forse più famoso di Hermann Hesse, che è stato pubblicato per la prima volta nel 22, poi ha avuto una fortuna strepitosa, prima spopolato in America e poi in ogni parte del mondo praticamente. Sostanzialmente è un saggio piuttosto delicato che darà un insegnamento al lettore per quanto riguarda la vita in generale, parlando comunque di una parabola romanzata. Infine, ultimo libro, secondo me me lo ricordo assolutamente no, piccolissimo. Ok, sì, 7 brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli, edito sempre piccola biblioteca, e prezzo di copertina 10 euro, anche questo è sottilissimo, ma questo me l'aspettavo così sottile perché mi avevano detto che era molto molto breve, infatti chi me l'aveva detto? Una ragazza sicuro qui su YouTube me l'aveva consigliato quando avevo parlato in un qualche video di saggi da leggere e appunto mi è stato consigliato questo e l'ho comprato. Sono sostanzialmente delle 7 brevi lezioni che ci guidano attraverso alcune tappe fondamentali della rivoluzione che ha scosso la fisica nel XX secolo. Quindi abbiamo... Ciao patatina, ciao patatina, amore mio bello. Vuoi venire in braccio? Au. Vuoi venire in braccio? Cosa volete che vi dica? Allora, però, allora, abbiamo la teoria della relatività. Praticamente sentiranno tutte le tue fusa sul microfono e non la mia voce. Dove va? Cosa fai? Allora, abbiamo la teoria della relatività generale di Einstein e della meccanica quantistica, le questioni sull'architettura del cosmo, sulle particelle elementari, sulla gravità quantistica. Cosa stai facendo? Sulla natura del tempo e della mente, cioè. Seriously? Dim? Così probabilmente non sarò nemmeno più a fuoco. Che già. Eh? Ti compriamo una sedia anche per te, patatina. Niente, raga, non ce la posso fare. E questo era l'ultimo libro che ho acquistato con gli sconti a Delphi. E quindi fatemi sapere se questi libri vi sono andata. Fatemi sapere se questi libri, cioè questo video è demenziale come sempre perché sapete che non capisco più niente quando faccio un unboxing. Fatemi sapere se questi libri vi incuriosiscono, vi sono piaciuti, vi ispirano, se li avete letti appunto, cosa ne pensate voi? Cosa avete comprato o intenzione di comprare con gli sconti ad Elfi? Insomma, parliamone qui sotto nei commenti. Ma i colori, ma la bellezza, ma che cosa stupenda! Io sono emozionata, cioè sono una cosa meravigliosa. Vabbè, non vedo l'ora di leggerli. Intanto li mettiamo qua.
Bene, io vi ricordo che qui sotto trovate tutti questi libri linkati ad Amazon con cui sono affiliata, se volete magari leggervi per bene la trama oppure procedere all'acquisto. E come vi ho detto prima, trovate tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads e il canale Telegram per essere sempre aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. E direi che noi ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!